No, sento Sì, bene. sì, sì. Allora, grazie, buon pomeriggio, grazie della partecipazione. Il titolo è abbastanza chiaro. Il 1º gennaio di quest'anno ho compiuto 50 anni dal 1º gennaio 68, giorno nel quale ho preso servizio, anche se è festa il 1º gennaio. La mia lettera di assunzione parlava del 1º gennaio. La mia lettera mi attribuiva il titolo di avventizio di prima categoria. Avventizio vuol dire uno non di ruolo. Però notate, non di ruolo di quell'epoca vuol dire permanente, posizione permanente, non temporanea. E quindi una posizione elevata vista nell'ottica di oggi per un ricercatore. E solo dopo quasi circa 5 anni, i concorsi interni che si sono svolti all'istituto mi hanno messo nel ruolo, cioè nella mia posizione di ricercatore, che poi si è evoluto, con i contratti diversi e così via. E quando sono entrato c'era una gap di generazione tra me e la persona più giovane. Qualcuno se la ricorda? E mi se la ricorda la dottoressa Maria Cecilia Spadea, che aveva una ventina d'anni più di me. Tutti gli altri erano più anziani, quindi nel giro di 10-15 anni mi sono trovato dal più giovane al più anziano dell'istituto. E questa è una situazione un po' anomala rispetto a quella che si può, diciamo, vedere accadere nei tempi di adesso. Questo è l'osservatorio dove ho lavorato nei primi anni del 68, prima del 68. Io sono venuto che c'era la neve a Monteporzio, qui. Sono venuto verso il 3 o 4 gennaio, dopo aver preso servizio alla città universitaria, che era la sede centrale dell'istituto, al quale però l'istituto poi ha migrato a altre sedi, perché lo spazio dell'istituto di fisica era necessario all'istituto di fisica stesso, non ci tolleravano più. Questa foto è stata scattata qualche anno dopo, si può vedere anche dalle targhe dell'auto, dal tipo di auto, quella 127, quindi non è quella del 1º gennaio 68. Però c'è una cosa che volevo far notare. Questa antenna sulla parte alta qui, frontale dell'osservatorio, tra parentesi, è un osservatorio astronomico, niente a che vedere con la sismologia, che si occupa di cose che stanno un po' più in basso, però ce l'avevano affittato i proprietari, che sono l'osservatorio astronomico di Montemario, perché per loro era stragrande come abbondanza, come spazio, e noi avevamo l'ala che si vede qui di fronte. Tanto per dire come era la situazione dell'epoca rispetto adesso, la mia stanza di fresco arrivato, di prima arrivato, era di circa 20 metri quadrati almeno, uno stanzone che dava poi sulla parte posteriore di questo istituto, dall'altra parte del corridoio che lo attraversa, bellissima, che ho scelto perché me l'avevano chiesto quale volevo, tra la decina di stanze che c'erano tutte vuote. E io dissi quella che c'è il sole in quel momento, che il sud è dall'altra parte. E bene, allora posso anche dire, però con un po' di rammarico, un po' di malinconia, che le persone che hanno lavorato con me, i cinque tra tecnici e mio superiore, sono tutti scomparsi. La maggior parte di loro era più anziana di me, ma c'era anche uno abbastanza più giovane. C'era 18 anni quando entrò, quando io ne avevo ancora 24 da compiere. Allora, sono qui dall'altra parte come quello che ha scattato la foto, praticamente come posizione rispetto a quella precedente. È un giorno un po' di foschia, ma sotto ci sarebbe la zona della Casilina, con l'autostrada Roma-Napoli, se uno vedesse con la limpidezza che a volte c'è dopo la pioggia, soprattutto. Allora, ho già detto appunto che mi sono trovato anche in un momento, che ero il più giovane, il ragazzino dell'epoca, e sono stato impiegato per mettere a punto, che era già in preparazione, la stazione sismica, che è poi diventato osservatorio sismico centrale. Non ho detto però quella dell'antenna, però mi sembra, no? Allora, si dice che per tornare indietro faccio la freccetta. Sì, allora, questa antenna qui in alto a sinistra è l'oggetto della mia tesi di laurea, che non è di sismologia, però è di ionosfera. La tesi l'ho fatta col professor Dominici, Pietro Dominici, che è il padre di un dipendente che lavora qui ancora adesso. Quindi. Ah, sta qui, bravo. Allora, devo dire un pensiero affettuoso per tuo padre, che è stato importantissimo per la mia vita.
E allora, per prima cosa, mi ha dato la tesi. Allora, questa è un'antenna a tre componenti, non si nota bene. Questa è la parte verticale che misura il campo elettrico, in sostanza. Poi c'erano due bobine, a volte su dei bacchetti di ferrite, che servivano a misurare la parte magnetica del campo elettromagnetico. E con questo sistema a tre componenti si riusciva a determinare la direzione di provenienza delle onde elettromagnetiche dei fulmini. Questo serviva per tracciare la posizione in maniera trigonometrica, insomma, la posizione dei centri temporaleschi. All'epoca nessuno si sognava delle foto da satellite per seguire la meteorologia. E quindi l'idea era di seguire i centri temporaleschi perché si pensava che le perturbazioni troposferiche fossero associate a variazioni della cosiddetta, il cosiddetto strato esporadico, la esporadica, che qualcuno ancora segue, la cui natura non era ben accertata. Non sono più interessato della cosa, ma penso che sia ancora abbastanza misterioso, perché è uno strato dell'atmosfera la cui densità elettronica non dipende dalle ore e dalla stagione, dalle ore del giorno e dalla stagione. Andiamo avanti con quello che abbiamo fatto. Allora, mi hanno messo innanzitutto a lavorare all'osservatorio. Questo non dava per sviluppare la stazione sismica, essenzialmente, che era del tipo che andava in vigore dell'epoca, a carta fotografica WWSSN, come quella dell'Aquila e quella di Trieste. Quindi quello era lavoro al di fuori di quello che si poteva utilizzare per pubblicare. Tant'è vero che la prima pubblicazione che ho fatto è del 71, cioè ho lavorato su dati del 70, quindi sono passati 3 anni dalla mia entrata in servizio, e con le altre due persone, una del mio, per me era il mio superiore diretto, abbiamo studiato alcune cose che stavano accadendo, erano successe a Mignano Montelungo, Mignano Montelungo è sull'autostrada per andare a Napoli, no? Verso metà strada circa. Sono stati dei piccoli terremoti, magnitudo 3, 3,5, 4, comunque le sentivano. E questa immagine rappresenta una registrazione accelerometrica che era fatta con strumenti portatili, automatici, cioè registravano su trigger, non in continuo, a pellicola fotografica 36 mm, 35 mm, non perforata, e la cui immagine qui, questa è una riproduzione ingrandita. Un foglio di questi ingrandito era dell'ordine di questa dimensione qui, quelle da 30x40, no? I fogli stampati fotografici. E qui si vede il tracciato che comincia con le onde S, però l'onda P non l'aveva fatto triggerare, si vede benissimo. Comunque la scala dei secondi è questa, questo è un secondo, quindi le frequenze sono alte. Questo, anche torno indietro, perché questa è successiva di qualche mese rispetto a quella che volevo far vedere. Ah sì, no, vado avanti, perché l'ho cambiata di posto e non me lo ricordavo. Questo è il risultato di un'analisi, questo è pubblicato nel 71, numero 1 degli Annali Geofisiche, si pubblicava in italiano all'epoca, io facevo come facevano gli altri colleghi, insieme di me. Per pubblicare in inglese io ho aspettato anche 3 o 4 anni rispetto ai primi tentativi di questo tipo. Questi sono, per chi ha fatto l'esperienza, adesso non posso dare dettagli, gli spettri di velocità, cioè la risposta con cui un oscillatore armonico, non smorzato o smorzato in qualche modo, risponde alla sollecitazione orizzontale del suolo, come farebbe la sommità di un edificio, in prima approssimazione, con un pendolo a un grado di libertà. Come si calcolava allora? Col computer, l'unico computer era utilizzabile nell'università, non nell'istituto, se non l'aveva, era quello del centro di interfacoltà presso l'istituto di matematica, città universitaria, la Sapienza. L'unico per, io penso, quanti, 10.000, 15.000 persone tra i 200 studenti. E noi ci andava, io avevo imparato a usare nel corso di laboratorio di fisica 2, diciamo, per qualche lezione che mi avevano dato di Fortran, e quindi ho provato a usare queste informazioni. Allora, questa carta millimetrata quadrettata, lo sapete cos'è? È la riproduzione di una carta millimetrata trasparente che io mettevo sull'ingrandimento del sismogramma, era trasparente, però era, si vedeva quadrettata bene. E su quella trascrivevo a mano, a caso l'ho fatto. Ah sì, trascrivevo a mano il tracciato dell'accelerogramma. Dopodiché, che facevo? Con un pezzo di carta quadrettata, scrivevo le ascisse e le ordinate di tutti i punti, millimetro per millimetro,
scrivevo a mano. E ogni millimetro corrispondeva quindi a un certo intervallo di tempo, che non era un decimo di secondo né un centesimo, era una frazione che veniva poi usata nel calcolatore per entrare nella scala reale dei tempi. Dopodiché non è finito. Che facevo con i numeri scritti a mano? Dovevo andare dove c'erano le perforatrici, che era il centro di calcolo matematica, le perforatrici di schede a cartoncino. Ogni scheda aveva 80 caratteri, quindi una riga di Fortran oppure una riga di input di dati. Le battevo una per una e veniva un pacco a seconda insomma, di queste dimensioni, fino a 2000 che erano un pacco di questo tipo. Non vi dico quando cadevano per terra i pacchi, e diceva uno che stava lì, dice, bisogna andare a piangere al Colosseo. Che succedeva? Se uno non le numerava aveva finito il lavoro per un bel po'. Allora, si portava il programma in codice Fortran, il computer, però un momento, si lasciava il pacchetto di schede agli operatori per la sera, si andava via. Nella serata e nella notte gli operatori mettevano questo nel lettore di schede, lo facevano passare. Veniva chiamato il compilatore. Il compilatore poteva direttamente lavorare sui dati appresso nel pacco di schede, però poteva anche perforare a sua volta il programma compilato, così la volta dopo si poteva usare quello. Però se c'era da modificare andava perso, se c'era da modificare qualche istruzione. La mattina dopo si vedeva cosa era successo quando stava a prendere la carta. Erano i tabulati a 132 colonne. Dei gettati, plissettati, un bel pacchetto a seconda di quello che c'era. Io usavo addirittura la stampante come plotter, cioè le X le usavo nella fila delle righe, diciamo, e nei 132 caratteri come punti di un plot, no? A risoluzione di 132 pixel. Questo era il modo in cui facevo. Questo plot qui, però, era di un vero plotter a pennina, che l'Enel che ce lo prestava. E beh, si andava avanti così. Per qualche anno abbiamo fatto questo. E poi le tecniche sono tutte migliorate. Allora, alcune indagini, diciamo, alcune pubblicazioni di tipo più che altro dedicato al servizio più che a speculazione. Diciamo, allora, queste slide sono prese, queste immagini, da una pubblicazione speciale riguardo i fenomeni dell'anconitano, di Ancona del 72. Qui si vede, un altro l'ho voluto portare perché si riallaccia al seminario che ha fatto a fine novembre Alberto Basili, che questo è l'interno del cosiddetto carro sismico. Insomma, la parola carro veniva da un'altra generazione. E il camion Alfa F20 che portava la parte registrante, questi sono i sensori S13. Allora, a Ancona furono usate queste attrezzature. Allora, cosa è importante per adesso per il discorso delle velocità delle onde e delle localizzazioni? Che per il terremoto di Ancona del 14 giugno, che è la scossa principale, però a gennaio-febbraio dello stesso anno c'era stato già uno sciame. Strano, che è un primo sismico, c'era uno sciame di 2 mesi, poi niente, si può dire, tutto, ah, andiamo a casa, tutto bene, poi una scossa principale, senza quasi, credo, foreshock, a giugno. Allora, ritorna col camion lì, eccetera. Io ho raccolto i dati di lettura di 19 stazioni, in parte italiane, ma soprattutto quelle dei Balcani, diciamo, di alcune dell'Europa settentrionale, e ho fatto girare questo programma, che è semplicissimo, se si può leggere di localizzazione, ai minimi quadrati, col metodo di Geiger, si diceva, che veniva da una pubblicazione del professor Calori, che l'aveva scritto per le fasi, per le differenze tra fasi SG e PG. Io l'ho messo diciamo, in funzione della possibilità di usare solo i primi arrivi direttamente. Se voi vedete, l'epicentro è qui, che non è un centro malaccio, diciamo, rispetto a dove poi sono state ritrovate le aftershocks dalla spara di Milano, che è andata a mettere una rete temporanea lì, locale. Leggermente a largo di Ancona, in queste strutture di trust che ci sono qui al largo. Quindi non male come epicentro. Però guardate i residui, qui si arriva a 4 secondi, si superano i 4 secondi e così via. Questi non sono residui dovuti a anomalie di velocità, questi sono residui di qualcuno che ha fatto gli errori di sbaglio di leggere i sismogrammi o peggio aveva un orologio non tarato. Quindi queste erano le difficoltà da superare a quell'epoca, specialmente in Italia. Guardate Napoli,
differenza tra Napoli Università e Napoli Vesuviana? Più di 5 secondi di differenza. Adesso, la distanza tra Napoli e Vesuvio non è così tanto grande da giustificare 5 secondi di residuo, addirittura, no? Di differenza. Vabbè, tutti i problemi che poi si sono dovuti superare con la rete telemetrata e così. Allora, un lavoro che ho fatto con Calvino Gasparini, si vede piccolissimo qui il nome, che è un'altra pubblicazione del 75, senza passare alcuni anni, è misurare la velocità delle onde PG e SG in Italia centrale. Allora, c'è stato un piccolo, ma interessante sequenza sismica, un periodo sismico, a Cerreto di Spoleto. Noi ci abbiamo messo la rete mobile e guardate che splendide registrazioni, questi ogni tacca sono un secondo. Quindi la differenza PG e SG è dell'ordine di mezzo secondo, tenendo conto che siamo, vedete la componente verticale come c'ha l'ampiezza della T grande, praticamente stavamo sopra coi piedi, no? Dove c'era l'ipocentro, quindi avevamo la localizzazione esatta, anche con una stazione sola, in quel modo, e il tempo origine esatto. Quindi abbiamo misurato i tempi che ci mettevano le onde PG e SG lette sui sismogrammi delle stazioni della rete che c'erano a quell'epoca. Questa è la densità della rete. E sono tutte queste velocità, che voi vedete, poi sono velocità che tendono ad aumentare con la distanza. Questo forse ingenuamente io non me ne ero accorto, adesso non l'ho riletta la pubblicazione, ma il fatto che con la distanza aumenta la velocità apparente, la velocità media, dipende solo che le onde vanno più profonde, quindi vanno nella parte della crosta più solida, più veloce. Allora, questo è un altro carino esempio carino che abbiamo pubblicato con Paolo Favale sui rendiconti della Società Geologica Italiana nel 81 e abbiamo pubblicato i risultati delle profondità. Guardate che sono dati dal 75 e dall'80, quindi diciamo con la rete com'era, poverina, niente telemetrata ancora. Allora, abbiamo visto bene com'era la direzione dello slab della profondità. Qui la scala si legge male, ma ogni colore sono 50 km di profondità, partendo da 150, da 100 a 150, da 150 a 200 fino a 300. Ma questo, quello più interessante che adesso sono andato a rivedere è questa figura, che fa vedere, questa è la crosta, sono meno di 40 km di profondità, meno di, no, 80. Allora, la profondità media qui è più alta che nell'Appennino, questa è l'Adriatico, la costa adriatica, la Valle Padana. Che corrisponde a qualcosa che si sta osservando adesso con la rete moderna. Qualcuno non ci credeva, di quelli della, diciamo, i professori di sismologia di fisica terrestre dell'epoca, dicevano no, sono errori dovuti a scarsità della rete, problemi di anomalie varie. Sì, è vero che ci sono anomalie, queste al contorno, qui la precisione è scarsissima, però qui l'abbiamo azzeccato. Adesso, questo è un, qui facciamo un po' un passo avanti, siamo nell'86 con Rita di Giovan Battista, cioè qui. Allora, abbiamo fatto la prova di utilizzare un metodo di localizzazione relativa piuttosto che assoluta. Allora, le crocette sono le localizzazioni assolute. Questo diamante qui è la localizzazione presa come riferimento di uno dei terremoti. Quelle relative sono tutte quelle con gli asterischi, e stanno a meno di un chilometro di distanza da quella di riferimento, mentre quelle altre sono perse per errori di localizzazione. Qui siamo a 5-10 km di distanza, si sono perse, sparpagliate per la incertezza dei metodi e dell'osservazione. La scala è in chilometri, questa scala. Ancora più avanti, questo è il moderno. Qui ci sono i colleghi che hanno lavorato con me, del 2015. Questo è un lavoro fatto su terremoti, una sequenza del 2012 forse, in Iran, nel nord Iran, è contenuta in questo quadrettino qui, registrato dalla rete iraniana e quella dei paesi più confinanti in collaborazione, con una certa relativa precisione. E noi abbiamo visto qual era l'accuratezza rispetto a queste localizzazioni regionali della rete mondiale, quella che dovrebbe analizzare eventualmente l'esplosione nucleare se ci fosse. Allora, questo è il risultato delle localizzazioni, i relativi ellissi d'errore, relative ellissi d'errore fatte con la rete internazionale, mondiale, confrontate, queste sono le barre di dislocazione, con le localizzazioni regionali. Dopo aver tarato, calibrato i tempi di tragitto,
alle stazioni mondiali, le liste d'errore e le localizzazioni sono rimaste qui. Adesso qui si vede anche una certa struttura, secondo Tettoni, e qui addirittura qui è un po' troppo sparpagliato. Per quanto riguarda le magnitudo, allora, questo è un lavoro antichissimo fatto con alcuni colleghi, qui ci sono i nomi, Gasparini, sempre, Calvino, Aurelio Vittoriano, che è mio della mia età, però che è scomparso recentemente. Allora, questo è il confronto fra le curve di risposta di strumenti a breve periodo, che sono quelli questo per la stazione mobile, il V-Dang, insomma, avevamo a Monteporzio questo, e lo strumento a breve periodo della stazione fotografica di Monteporzio. Allora, con il confronto di queste curve di ingrandimento abbiamo stabilito delle tabelle per calcolare la magnitudo, non con i V-Dang, ma con gli altri due strumenti, per usarli tipo scopo di servizio. La stazione mobile veniva utilizzata, come ho fatto vedere, come a Mignano Montelungo, c'è stato per il terremoto come si chiama quello? Ancora sì, nel 72, ma prima c'è stato quello di Toscana, però l'hanno fatto ricordare, e così via. Però quando non c'erano i terremoti, necessità di utilizzare questa stazione, che è stata usata anche per una prospezione sismica profonda nel terreno, funzionava di routine a Monteporzio, come uno degli altri strumenti che avevano il vantaggio di essere, diciamo, aveva vantaggio di essere in vista, no? E non doveva essere sviluppato come gli altri strumenti a carta fotografica. O peggio a carta fumicata. Allora, questa è una comunicazione fatta con due persone che non ci sono più, Bruno De Simone e Aldo Di Sanza, pubblicata dal Gruppo Nazionale della Geofisica della Terra Solida, dell'88. Queste sono quattro registrazioni a titolo di esempio. Voi vedete che a partire dal tempo origine, queste sono allineate nel tempo, sincronizzate col tempo origine, la durata, nei limiti del possibile di quello che uno può apprezzare, è la stessa. Quindi noi abbiamo pensato che questa durata era indipendente dalla distanza con cui si registrava il terremoto. Allora, abbiamo variato, apportato una modifica rispetto alla formula di Lee, no? Del 72, con quest'altra nuova, che ha il termine della durata e quello della distanza messo all'interno del logaritmo invece che separato. E adesso non so se è usata ancora oggi, ma per un po' di tempo è stata usata come metodo per determinare la magnitudo nella sala di sismica, sala sismica di osservazione della sismicità in Italia e in tempo reale. Allora, questo è un altro lavoro fatto con Aldo Di Sanza, che è l'ultimo fatto con lui, che è il confronto fra le ampiezze rispetto alla distanza epicentrale, confrontando quelle di Richter con quelle che avevamo rilevato noi con la rete nazionale, e non sono tanto diverse. Questi puntini sono quelli dati dalla tabella di Richter. Poi c'è anche l'approssimazione analitica di questi punti, la regressione, e poi ci sono quelli nostri, che non sono molto diversi. A distanze grandi c'è qualche piccola differenza. Adesso andiamo un po' su qualche altra cosa, di tipo, sempre a livello di servizio, meccanismi di sorgente. Allora, questo è il primo meccanismo che ho calcolato con un programma che ho scritto io, quello del tremolo del Friuli del 76. Si vede una bellissima soluzione di trust, no? Di faglia inversa, la faglia rappresentata, il tremolo di faglia rappresentata da questo semicerchio, da questo arco di cerchio, che corrisponde abbastanza bene con quello che si conosce della tettonica della zona. Non c'è male. Ah, qui siamo un po' più avanti come sofisticazione. Avevo scritto un programma, in collaborazione con altri dell'istituto, di utilizzo delle ampiezze dei primi arrivi, delle P, per determinare non solo il meccanismo focale doppia coppia, ma anche la componente dipolare, cioè quella che rappresenta o l'espansione o la contrazione. Allora, nelle zone geotermiche alle quali è stato applicato questo programma di
che fanno parte della rete del campo geotermico di Larderello dell'Enel, venivano abbastanza bene, in maniera consistente, soprattutto compressioni alle stazioni. Vedete, questi picchetti, sempre tutti verso l'alto. Sono rappresentati da questi punti sulla sfera focale, questi punti neri. Poco o niente le dilatazioni. Allora, il meccanismo con la sola doppia coppia è rappresentato da queste croci. Qui si nota una estensione antiappenninica, che è normale per questa zona distensiva, diciamo, ex vulcanica. Però la parte di dipolare è abbastanza notevole, per cui la parte negativa della sfera focale ha una dimensione molto più piccola, areale, molto più piccola di quella positiva. Quindi abbiamo concluso che c'era un meccanismo di espansione anche, non solo quello diciamo, di faglia di taglio curvo. Adesso andiamo nel servizio vero e proprio, che è lo sviluppo della rete sismica nazionale, che mi ha occupato diversi anni, e faccio una piccola storia. Allora, nel 76, zero telemetria, avevamo 17 stazioni nostre e 16 di enti collaboratori come le università o altri enti locali. 33 stazioni. I cui dati, a parte le nostre stazioni, quelle di Monteporto ce le leggeva noi, insomma, qualche altra veniva letta dai collaboratori sul posto, venivano spediti per posta, e i bollettini si facevano col computer dal 75, dal luglio 75 in poi, usando sempre quel discorso di battere i dati sulle schede perforate, facendo ribattere da una ditta, diciamo, che faceva questa commissione, e facendo l'elaborazione col computer che dava il bollettino alla fine. Ok. Allora, adesso faccio ridere un pochino forse. Allora, i soldi che l'ING, non NGV, nel 79 incassava. Questa è l'epoca in cui c'era come direttore il professor Piero Dominici. Erano 1 miliardo e 280 milioni, ma 1 miliardo di lire. Questo corrisponderebbe a circa 600 mila euro adesso. Tutto, compreso salari, acquisti, eccetera. Quindi per gli acquisti c'erano le briciole, si poteva stare poco allegri. Allora, la storia della crescita della rete telemetrata è rappresentata da questa figura, è iniziata con qualche esperimento nel 79, ho fatto qualche esperimento in Italia del Nord, in centro Italia, è cresciuta leggermente, ma soprattutto ha preso questa, diciamo, questa derivata più alta con la venuta del professor Boschi come commissario straordinario. Vedete che la durata qui è più alta, accelerata molto. Questa è come era la rete telemetrata. Quindi nel 79 avevamo questa rete con poche stazioni, pochissime. Non era ancora sufficiente, tant'è vero che il terremoto dell'80 non fu localizzato bene, perché non c'era nessuna stazione telemetrata a sud dell'Irpino, nessuna. Quello furono messe alcune in Sicilia. La stazione più vicina era Duronio, pensate, all'Irpini. Allora, questo non l'ho disegnato io questo, forse era Benedetti, non so, che forse non c'è perché è in pensione, vabbè. Ha disegnato lo schema delle prime due stazioni telemetrate, una da Duronio e una dall'Aquila, con i vari apparati, no? C'è il modulatore di frequenza e il demodulatore, poi la parte che registra sul tamburo. Niente digitale, e il metodo di sovrapporre sulle stesse linee telefoniche varie frequenze, no? Con la modulazione di frequenza, che è durato fino a una decina di anni fa, forse. Allora, abbiamo fatto nell'81, insieme ad altre persone che non erano delle ONG, una proposta di miglioramento di questa rete, ed è risultata in questo studio. Queste linee sono la uguale capacità di localizzazione, non mi ricordo se era di 10 km di incertezza, eccetera, in base alla magnitudo. Allora, questa è una 3,5, mi sembra, queste linee qui scure. Con 13 stazioni, come stava la situazione nell'81, con 25 ipotizzata, e qui si allarga molto, si estende la zona dove la precisione è maggiore, mettendo a caso i posti delle stazioni, così a caso, no, diciamo, con tipo come ci piaceva. Addirittura anche in Sardegna, poi non sono state mai messe forse così tante. Con 50 stazioni saremmo stati
una situazione ottimale, cioè tutta l'Italia veniva aperta con magnitudo 3 e 5 e buona parte con 3 magnitudo. E poi la cosa è successa veramente, siamo andati avanti. Allora, qui c'è una proposta pre-Boschi, però, questa, col commissario straordinario Mattei si chiama, alla direzione di come si poteva fare un turno nell'81. Non fu fatto questo tipo di turno. C'erano due ipotesi, però, che erano tutte e due legate o a turni di 8 ore o 6 ore, 6, 8, 4, 6 ore e 40, era quello l'orario, o due turni di 6 ore e 40 o un turno solo con gli straordinari. Ma senza la notte, vedete, qui l'ipotesi era che tutto finiva alle 20:40, riprendeva le 8 della mattina dopo. Ma questa era solo un'idea, poi non fu realizzata. Questo è sempre un messaggio, una lettera scritta da me, mandata, indirizzata al commissario straordinario Mattei, 81, dove avevo messo questi, i laureati e i tecnici non laureati come potenziali partecipanti a quel turno di cui ho parlato, che non fu fatto. E questi sono nomi di persone che non sono scomparse, ma molti li conoscete bene, quindi sono in pensione, alcuni ancora stanno qui in giro. Ancora ce n'è qualcosa. C'era ancora la dottoressa Spadea, poverina, che era l'unica più anziana di me. Però la Spadea si occupava soprattutto di macrosismica, io mi sono occupato soprattutto di rete. Allora, questo è un capolavoro, però purtroppo bisogna vedere vicino i dettagli. Ogni personaggio è una delle persone che ho fatto vedere prima e ognuno ha un suo piccolo carattere, no? Per esempio quelli che fumavano, i due che fumavano, vecchi tutoni, non so, i Battelli che dorme, Battelli è il padre della signora Battelli che c'è adesso, questo è Benedetti col cappello d'alpino, questo sono io che faccio spiegazioni alla lavagna, qui c'era la segretaria dell'osservatorio, questa, Rina Vannucci. Questo è Scalera, non so perché gli taglia la linea telefonica. Ah, questo è Miglio, poverino, anche lui non c'è più, e veniva con la valigia perché veniva da Roma, non era di sede a Monteforzo, quindi doveva venire apposta, faceva missione, cioè andava alla sede di Villa Ricordi, no, Villa Ricordi, prima c'era Bondi, Bondi, sì, Bondi, firmava, timbrava, firmava, poi veniva all'osservatorio, ma poi tornava lì e rifirmava. Allora, e così via. Vabbè, questa sarebbe da gustarsela figura per figura, caso per caso, perché secondo me è un capolavoro di Anna De Santis. Ve lo posso dare, questo poi sarà accessibile, penso. Allora, poi fu fatto veramente il servizio di turno con queste persone o più o meno. Nell'82 era venuto Boschi come commissario straordinario. Questo è un nuovo servizio, non è un'ipotesi. Qui ci sono i telefoni da cui chiamare, eccetera. Adesso non vi tedio con tutto quello che va fatto, comunque andava fatto, diciamo, andava chiamato il reperibile, che ancora non c'era, il turnista era un tecnico qualunque, poteva essere anche non sismologo affatto. Doveva vedere alcune cose, doveva sapere dire se il terremoto era nelle Alpi, in Italia settentrionale, in Italia centrale, in Italia meridionale. Questa era la prima informazione che dovevamo dare alla protezione civile. Allora, questa è una situazione molto migliore, nel 89 la rete è sviluppata, siamo a quella situazione di quante? Una cinquantina di stazioni che era presupposta nell'81. Si andava abbastanza bene con Boschi. Qui ci sono non solo indicate le stazioni, ma anche le linee telefoniche, quelle diciamo, secondarie e quelle principali. Col sistema della modulazione di frequenza si arrivava fino a 8 segnali sulla stessa linea principale. Va bene. Una volta che c'è stata la rete nazionale, abbiamo lavorato anche in digitale, finalmente. E come analisi automatica, insomma, e anche analisi interattiva. Allora, questo è il primo tentativo di usare qualcosa in digitale nel 78, quindi senza rete telematica, con Antonio Rovelli. Lo schema è questo, che è una stazione analogica che era portata come stazione sismica mobile, però con la registrazione non su carta ma sul nastro magnetico. Poi a Monteforzio, ritornati a casa, si metteva nel sistema di riproduzione, che veniva riprodotto il segnale in analogico, convertito in digitale a quattro canali, e messo ancora sul nastro magnetico digitale. Io poi portavo il nastro magnetico al centro di calcolo in terza facoltà, a Città Universitaria, insieme alle famose schede perforate col programma, per fare i primi esperimenti di analisi digitale, su dati digitali, analisi automatica, o semiautomatica, automatica.
Allora, lo sviluppo è stato questo, per lo sviluppo, è stato abbastanza rapido perché c'era Bosch, nell'80 no ancora, c'era questo sistema a quattro canali solo che prendeva offline, prendeva dal nastro magnetico e lo metteva in digitale su questo, ancora nastro magnetico ma leggibile dal computer. Nell'84 l'istituto acquistò un dataset che aveva la possibilità addirittura di analizzare 32 canali, di digitalizzare 32 canali in parallelo, ottimo. E nell'85 è entrata la Digital, il sistema di acquisizione simile a quello americano dello SGS, inizialmente a 32 canali. L'hardware era questo si può scorrere, il primo hardware che ha funzionato a Ruggero Bondi nell'85, era solo un VAX, c'era un sistema che digitalizzava, no? Il convertitore, e il VAX 780. Qui siamo già un passo avanti, sì, un passo avanti, abbiamo 128 canali analogici con questo digitalizzatore e questo VAX, più potente però. Poi con la stazione grafica, cominciamo ad avere la stazione grafica, non si poteva elaborare andando al centro di calcolo interfacoltà, ma a via Ruggero Bondi c'erano i computer già, questi VAX, VAX 9000. E poi, bellissimo, questo è un sistema doppio, i cacetti non credo siano stati nemmeno informati, perché c'era questo seminario, ma è tutto della roba di Taccetti, insieme agli americani, soprattutto Ray Buhlmann, che ci ha aiutato moltissimo per mettere a punto, stiamo consigliando il tipo di hardware, ma soprattutto nel software. Questo è un sistema doppio, che se mancava il funzionamento di uno, poteva funzionare con l'altro, intercambiandosi le parti. Qui siamo già all'inizio 90, siamo a tempi quasi di adesso. Allora, questo è il diagramma di flusso del software, girava su quella figura che vi ho fatto vedere adesso. Questa. E in parte l'ho scritta io, soprattutto la parte che fa la detection, il trigger, anzi, la detection faceva quella di Luna, il trigger e l'analisi automatica delle forme d'onda e l'associazione delle stazioni per il calcolo degli epicentri, e la memorizzazione, eccetera. Tutta la parte informatica, lettura, scrittura dei dischi, eccetera, l'ha scritta Ray Buhlmann. Tra l'altro, però, c'è un piccolo orgoglio ancora, non mi ricordo di menzionare, che il software, la parte di software l'ho scritto io, lui l'ha portata all'USGS, per un po' l'hanno fatta funzionare anche a loro. Uno scambio c'è stato di know-how. Allora, questo è il confronto fra le localizzazioni automatiche e quelle interattive, quelle dopo la revisione dei tornisti, diciamo. Degli analisti. E sono tutte abbastanza vicine, vedete, sono queste piccole barrette, sono le dislocazioni tra quell'automatica e quella rivista. Non c'era male, secondo me, in quella cosa. Adesso l'automatico sta funzionando, no? Per mandare i dati alla protezione civile. A che ore siamo arrivati? Non te lo posso vedere. Sì, ce l'ho un pochino. Allora, senza esplorare troppo. Adesso andiamo nella vera e propria ricerca. Io ho fatto vedere della ricerca prima, però era quella orientata al servizio, a migliorare il servizio. Queste sono ricerche vere e proprie, cioè io da un certo anno in poi, tipo anni 85 circa, ho smesso di occuparmi di acquisizione di dati, ma di elaborazione e di analisi di dati. Allora, dopo aver scritto anche qualcosa per fare le elaborazioni automatiche. Questo è un primordiale esempio pubblicato però sul DSSA nel 93, di analisi di sequenze sismiche. Allora, per tutta l'Italia, questo diagramma così a tre dimensioni, carino, insomma, c'era un programma che mi avevano regalato, dice che probabilità c'era di avere un terremoto di magnitudo 4 o superiore dopo un terremoto di magnitudo 3 o superiore in un punto dell'Italia a distanza di questi chilometri dall'epicentro del terremoto Foscia, diciamo, dell'iniziale, e a questa distanza di giorni. Quindi siamo qui nel punto più alto, grosso modo 10 giorni per tutta una provincia come area. Allora, questo risultato dice che esisteva, o esiste, una probabilità di oltre il 12% di avere un terremoto di magnitudo 4 se ne è stato un altro di magnitudo 3, almeno 3, che è un buon allarme, diciamo, un buon motivo di allarme in qualche modo. Non si può dire che i terremoti vengano completamente a caso. Queste altre due figure della stessa pubblicazione dicono anche una cosa in più. Cioè che le zone diverse dell'Italia, questo è l'Appennino centrale, questa è la Padana Prealpi, non si comportano allo stesso modo. Questi sono studi che vengono fatti anche adesso, in questi giorni, in questi mesi, qui all'istituto. Rita c'è, Rita Giambattista, no? C'è anche lei.
Allora, vedete questi simboli scuri sono o gli sciami o le sequenze con foscia, cioè nelle quali il primo evento non è il primo. Ed è un po' la caratteristica tipica dell'Appennino, quello che avete visto anche negli ultimi anni. Invece in questa zona dell'Italia del Nord, cioè da Appennino settentrionale in su, Valle Padana e Prealpi, avviene il contrario, direi, no? Queste poligonali non sono inventate cercando di delineare i punti di diverso colore, ma sono quelle della zonazione geologica fatta dai geologi, indipendentemente. Quindi c'è qualcosa di significativo, anche di, in qualche modo prevedibile, non tutto a caso. Qui siamo andati a un livello ancora superiore. Il famoso metodo, il famoso modello ETAS, che noi non abbiamo chiamato all'inizio ETAS, perché era un'idea di un professore giapponese che si chiama Obata, che nel 98 ha scritto un lavoretto suo, nella sua rivista dell'istituto suo di matematica, vicino Tokyo. Nel quale ha pubblicato lo stesso algoritmo, lo stesso metodo che avevo studiato io sempre alla fine 98 in un periodo di soggiorno lì, però senza copiare il suo, e poi fu pubblicato con metti le cose a posto, eccetera, tieni l'approvazione, cioè nel 2001, a maggio 2001, dal giugno di fisica del 16. Questa è la prima pubblicazione, lo posso dire con un certo orgoglio, anche con una collega che collabora. La prima pubblicazione internazionale seria, importante, di questo metodo. E poi adesso è diventato di uso comune, lo usano qui come routine in istituto. Il metodo parte da una zonazione indipendente dal tempo. Questi colori sono i rati permanenti, medi, diciamo, che ci sono in Italia, il numero di terremoti di una certa magnitudo, superiore a magnitudo, qui c'è scritto, ma non mi ricordo, 3-5, brava, sì, bene. Per 100 km quadrati. Allora, a questo punto si parte da questa che è una figura statica, indipendente dal tempo, e si aggiunge la parte dell'algoritmo che indipende dal tempo e anche dallo spazio. Quindi, quando avvengono i terremoti, subito dopo di questi terremoti, nella zona dell'epicentro, dei terremoti stessi, c'è un aumento di rate, di probabilità attesa. Allora, questa è la zona dell'Irpinia prima del terremoto dell'80. 24 ore dopo è successo questo. Chiaramente il terremoto dell'Irpinia dell'80 ha creato tutte le sue aste, e così via. Con questo colore abbiamo dimostrato questo, che è abbastanza ovvio per la gente che, soprattutto quelli che facevano i riferiti, le review di alcune pubblicazioni, avete scoperto le aste, non solo, perché a volte succede anche qualcosa di diverso, cioè che il terremoto precedente è più piccolo di quello che è venuto qua dall'Aquila. Allora, questo è un esempio della distribuzione del tempo in Italia. Degli eventi osservati, che sono questi sotto, ci sono le unità o zero unità, e del rateo atteso, che anche se i numeri non sono esatti, diciamo alla voglia di un giudice funziona, sostanzialmente funziona. Allora, qui siamo nel 2001, dopo le cose sono state perfezionate. Adesso andiamo in qualcosa di un pochino più sottile, più fisico anche, no? Perché il metodo ETAS che abbiamo visto adesso è del tutto empirico, dice solo. Vicino ai terremoti che ci sono stati, ce ne possono essere altri, con una certa distribuzione spazio-temporale. Allora, questo è un altro lavoro del Journal of Physical Research, con un po' più di nomi, che studia l'interazione di stress che c'è fra un evento e un altro, anche a lungo termine, cioè anche come possibilità di favorire eventi successivi. Questo è secondo il metodo di Rothstein, che aveva già sviluppato qualche anno prima, che abbiamo ripetuto anche qui. E per l'Appennino meridionale, abbiamo usato la distribuzione delle faglie individuali, in quel caso c'erano, del database DIS, ci abbiamo lavorato sopra, e questo è un esempio di risultato. Cioè, partendo dalla data del 3 dicembre 1815, del terremoto di Sulmona, che ha questa sorgente, e considerando tutti gli eventi che sono avvenuti successivamente, la loro distribuzione, il loro trasferimento di sforzo è dato dal blu come diminuzione di sforzo, perché il blu è la zona parallela a dove vengono le moto, e dal rosso dove c'è un aumento, soprattutto dove terminano le faglie. E la zona sul Luna, qui si può vedere che è praticamente tutta o quasi tutta negativa, cioè il terremoto di questa zona qui, che è quello di Avezzano forse, ha ridotto lo stress di Sulmona, cioè è come se si strappa un vestito, se io strappo un pezzo l'altro regge di meglio, no? Prima di strapparsi, e così via. Quindi ha diminuito un po' i rati attesi dalla
dalla statistica di Poisson. Questo è il risultato della stessa pubblicazione in termini di alberologico, per dare un'idea della dispersione anche dei dati, con 256 tentativi, con diversi dati, diciamo, diversi valori dei dati a Monte Carlo, tipo Monte Carlo. E questa è la distribuzione di probabilità che un terremoto avvenga nel bacino di Sulmona da adesso, nei prossimi 50 anni, da adesso, da quando è stato pubblicato, diciamo, 10 anni fa. E la probabilità è intorno a questi percento, in 50 anni. Qui adesso arriviamo un po' questo alla fine, quindi il discorso che mi annoierà un po', ma comunque adesso siamo al simulatore. A questo punto, adesso faccio vedere, questa forse può far ridere un pochettino, questa diapositiva dice che dal metodo precedente di cui si è parlato adesso, che è quello delle faglie di questo tipo, le faglie sono scatolette, mattoni che stanno sopra una superficie ruvida, si muove o tutta o niente, no? Col terremoto caratteristico. Da questa concezione a quella più realistica, che io credo che sia la vera, ce ne corri, cioè c'è questa freccia verde. Passando da questo che è il modello di RAID, no? Quello del terremoto di San Francisco del 1906, a questa che ha solo sei elementi, si arriva dalla massima prevedibilità, dalla periodicità quasi assoluta, a questa cosa che è del tutto imprevedibile, si può dire del tutto imprevedibile. Ogni tanto c'è un evento grande quando si muovono tutte e sei gli elementi, uno piccolo quando se ne muove uno solo e così via. Adesso immaginate che la realtà è molto più complessa. Io sono io questo qui che guarda la situazione. Sono ancora adesso, sono andato in pensione da un bel po', e da poco non lavorerò neanche più nella ricerca, però rimarrò con questo punto interrogativo. Com'è la situazione vera? La salpa d'eterno, secondo me. Allora, le modellazioni che stiamo che adesso farò vedere in un attimo sono non con sei elementi su una dimensione, ma sono con migliaia di elementi a due dimensioni, che sono solo una vaga e semplice approssimazione della realtà che è fatta da briciole. Un terremoto può scaturirsi anche con un terremoto di magnitudo, con un precursore, diciamo, di magnitudo meno 2, meno 3, della dimensione di qualche centimetro, e va a espandersi a 200 km di. E nessuno sa perché e quando si espande così. Allora, il modello che sto usando è questo è il lavoro che sto facendo adesso. Allora, c'è un carico tettonico, si parte da una situazione random. Questo è lo stress che mano a mano aumenta. Questo è un esempio di faglia, ma ripeto, le faglie che vengono usate dal computer sono di centinaia di elementi di 1 km, in lunghezza, decine di elementi in larghezza. L'abbiamo applicato anche alla California. Lì sono veramente molte decine di migliaia. Allora, c'è un momento in cui si supera una condizione critica, io la chiamo nucleazione. Si rompe questa celletta, diciamo, di mezzo chilometro quadrato o di 1 km quadrato o di più. Lo sforzo si rilascia, a zero praticamente, qui diminuisce dello stress drop, si rilascia vicino, le altre zone vengono caricate, eventualmente qualcuna di queste, le altre cellette, si caricano, superano anche loro la situazione di critica, di propagazione, di propagazione della frattura, di sviluppo, e la cosa va avanti fino a che non si raggiunge un certo equilibrio, cioè che nessuna delle cellette limitrofe supera questa condizione. Ma in più, ogni segmento di faglia, ogni faglia di queste centinaia o migliaia di elementi, può passare la sua frattura a quella vicina, se è abbastanza vicina, e se lo sforzo di quella vicina aumenta abbastanza. Quindi non c'è più la barriera legata al terremoto caratteristico in questa modellazione. Questo è l'elemento importante. Allora, adesso c'è l'animazione, se parte, se mi dice bene, che vi spiego in questo momento. Vabbè, la mando subito un attimo e poi la fermo. Questa qui in sezione sono tre fagli della Calabria meridionale, questa è la Scilla, eccetera. Allora, questo è dovuto a Roberto Carlucci, ma è venuto? No, assente. È lui che ha il merito, diciamo, di sviluppare questo software che mi aiuta tanto. Allora, io mando avanti, poi faccio esporti. L'animazione, questa, vedete che adesso lui ha fatto un'animazione artistica perché è un artista, ma voi vedete che si girerà, le faglie si gireranno e si inclineranno per vederle più in verticale e così via. E intanto il cursore del tempo scorre. Allora, questa parte, questi cartini sono gli eremoti singoli.
Ogni terremoto è un gruppo di questi. I puntini rossi sono le fratture immediate dell'istante che si vede, e le fratture blu sono quelle passate, quelle ormai ferme. Quindi sono 3-4 terremoti di magnitudo 3, 3 e mezzo, che si sono verificati, di qualche chilometro quadrato di superficie. Allora, qui adesso il programma andrà lentamente, perché ce ne sono molti eventi, e l'algoritmo fa sì che questo modello, che la sismicità tende a aumentare fino all'evento principale di magnitudo 7,1, che fa rompere tutte e tre le faglie quasi completamente, e dopo c'è un periodo di crescenza di 500 anni, ma con qualche evento ogni tanto, che rompe ancora le minime parti che erano ancora rimaste appiccicate, diciamo, della faglia dei bordi di faglia. Dopodiché la sismicità ricomincia a aumentare. Allora, che succede? Che questo tratto va lentamente. Qui vedrete che il tempo sembra che si fermi, ma è perché il tempo della nostra osservazione, del filmato, è dato da ogni ciletta che si rompe, non dal tempo reale fisico. Qui il tempo scorrerà in pochi secondi, e scorrono 500 anni, e poi ritorna a questa situazione di crescita dell'attività. Quindi il modello in sostanza finisce con fare una ricorrenza di eventi con un certo tempo caratteristico, dell'ordine di 500.000 anni. Io riparto, eh. No, ah, allora, torno indietro. Ho sbagliato tasto. Ecco, no, ho sbagliato tasto ancora. Devo stare dentro. Ecco, allora guardate, vedete un po' questa situazione. Vedete, i punti rossi sono le fratture immediate, quelli blu, quelle arretrate. Ogni tanto ci sono terremoti di magnitudo 6, 6 e mezzo, quando ci sono delle macchie grosse che occupano, ecco, come questo. Questo è un bel terremotello, grosso. Magnitudo 6 e mezzo, 7, 4. No, 7 no. 7 ci vuole tutta questa faglia più qualche pezzo di questa. Adesso vedete che tra poco il cursore, non posso farlo vedere con la dito, perché sennò non si vede. Il cursore si fermerà qui e darà tempo all'animazione di fare. Ecco, è partito il terremoto di magnitudo 7,1. Questi sono secondi che passano, non più anni o decenni, e si propaga sia sulla faglia principale, diciamo, della Aspromonte, sia su quelle due che caratterizzano lo stretto di Messina, anche contemporaneamente. È il rosso che fa propagare la faglia. Si propagherà fino a che tutte le cellette sono rotte anche più di una volta sulla stessa celletta, si può avere la frattura, e ce ne rimarranno pochissime ancora da romperci, o perché si erano fratturate precedentemente. Ecco, adesso passa di nuovo il tempo e si va verso la fine, alla riaccelerazione, o perché sono rimaste come asperità. Va bene, adesso siamo veramente verso quasi la fine. Allora, l'ultimo articolo che ha utilizzato questo metodo è quello pubblicato, cioè non più accettato, nel 2017, il 17 ottobre, ma è del 2018, di febbraio, della rivista. Roberto, non c'è Paola, c'è, no? Contenta, no? Allora, questo è il modello di Paola, che l'ha ripreso dal DIS, dalle faglie, dalle sorgenti geologiche composite, e l'ha modellizzato, insomma, l'ha schematizzato in rettangoli. Questo è un esempio di confronto fra le curve di distribuzione di magnitudo frequenza reali di tre parti di catalogo del CPT con diversi periodi di completezza, quello da magnitudo 4 in su, moderno, no? Quello del magnitudo 5 in su, dall'871, quello del magnitudo 6 in su, dal 1530, confrontato con la curva nera, che è quella del modello. Adesso non si distanziano molto, tranne per il fatto che l'osservazione reale ha una densità maggiore di eventi per questo intervallo di magnitudo più intermedia, e anche è maggiore per questa parte. Qui però c'è il fatto che c'è solo un evento, che è quello di Alexano, che essendo uno solo, ha un errore, un'indeterminazione da questo punto a zero. Quindi interseca la curva reale, la curva modellata. Ah, questa è la distribuzione degli intertempi, cioè quanto tempo passa da un evento all'altro nella sequenza di 100.000 anni. Per terremoti di magnitudo almeno 6, rilevati in maniera empirica sul catalogo. Allora, qui abbiamo, per esempio, del tempo modale è dell'ordine di 200-300 anni. Il tempo medio di questa faglia, diciamo, quella più grossa, è di 283 anni, quella più attiva. Il tempo medio di quest'altro è di 556 anni, 518 anni. Questo è dato un'idea di quanto tempo dovremmo aspettare per non avere un altro tipo, l'orcia, eccetera. Però esistono anche periodi lunghi,
senza terremoti, per esempio, lunghi come oltre 1.000 anni, anche per questa faglia che è la più attiva, e c'è il periodo medio, il tempo medio di 283, e il tempo modale di 200 circa. Qui addirittura in certi casi, in 100 anni, è successo che si è aspettato 1.500 senza niente di 1.6 o più. Ah, questo è anche interessante. Questi sono flash di 300 anni in 300 anni, su questo sistema di tre faglie continue. Fatto in questo modo, che ogni sbarra corrisponde a un periodo di 300. Questo periodo non ha avuto terremoti. Questo periodo di 300 anni ha avuto solo questo terremoto caratteristico, no, questo terremoto. Questo periodo dal 300 al 900 ha avuto tre terremoti nella stessa parte di 300 anni. Questo e questo sono terremoti distinti. Non ce n'è mai più di tre nello stesso periodo di 300 anni. A volte sono contigui, vedete, a volte sono distaccati. Ci sono un po' tutte le situazioni, ma nel giro di tre al massimo periodi di 300 anni, quasi tutta tutto il sistema di tre faglie viene coperto da un terremoto grande. Solo che la differenza tra il concetto delle faglie individuali, le sorgenti individuali, che sono queste tre, e quello che si vede dal simulatore è che non sempre le rotture e fratture vanno a ricoprire, a ribattere le stesse parti. Qui, per esempio, c'è una frattura che effettivamente ha ribattuto la faglia FSS07, questa qui, ma non è detto questo, per esempio, questa qui, sono solo parti. A volte le fratture superano, vedete, i limiti fra due faglie. Di parecchio, questo per esempio l'ha presa tutte e due insieme completamente e così via. Quindi la mia deduzione, così il mio pensiero al finale, è che il periodo in cui uno osserva gli eventi, adesso a noi è capitato che l'abbiamo osservato circa dal 700 adesso, 600 al massimo adesso, costituisce un suggerimento per dire quali sono le sorgenti individuali. Cioè, se uno avesse vissuto in questi primi 300 anni, avrebbe detto che le sorgenti individuali sarebbero state questa qui, questa e quest'altra, quattro in questo pezzo, in questi 300 anni. E poi anche questa, altri 300 anni, e non solo queste tre. E così via. Uno potrebbe, se avesse vissuto nel 6600 fino al 1900, avrebbe detto che c'era una sorgente individuale qui, un'altra piccola qui, un'altra piccola qua, e così. Così via, no? E andiamo avanti adesso. Adesso, questi sono gli ultimi minuti, veramente, siamo arrivati a superare qualcosa come 5 minuti, forse il tempo che avevamo così. Ho cominciato 2:30 precisi, un pochino dopo, vabbè, non importa, manca pochissimo. Allora, altre relazioni. Io adesso queste forse non è meglio che ve le risparmio, cioè io ho fatto parte per conto dell'istituto, si capisce, i vari enti, diciamo, organismi o gruppi di lavoro. Cito questo perché è il centro di geontologia del quale sono presidente fino adesso, attualmente, nel quale sono stato cooptato nell'81 a seguito del terremoto dell'80, per dare una mano alla parte sismologica dello studio. La geontologia in realtà non è sismologia. E così via, altre cose. Collaborato con le università per vari tipi, sono stato editor associato del Journal of Geophysical Research, varie cosettine. Adesso queste due parti sono forse anche un po' più interessanti, più o meno. Dunque c'è stato un gruppo di persone cambiate, anche magari qualcuno moriva, qualcuno veniva, che dal 76 al 94 si sono occupate per conto della conferenza del disarmo, conferenza del comitato del disarmo che ha cambiato nome, di studiare metodi di cooperazione internazionale, non per levare le esplosioni, a scopo di facilitare un trattato, l'entrata in vigore di un trattato, ma per osservare e identificare eventi sismici. La parola esplosioni non c'è, perché era troppo scandalosa, dava troppo fastidio alle potenze, no? Questa era l'epoca delle potenze dei due gruppi, no? I blocchi occidentale e orientale. Quindi, infatti, ci sono elementi di tutti e due questi due. Quindi, guai a dire esplosione in questo contesto. Dopo, nel 94, il comitato, convinto del lavoro che ha fatto questo gruppo di esperti, qui siamo nel 78, che con lo sviluppo tecnologico, eccetera, si poteva controllare un trattato, ha dato via alla firma del trattato del 96. Allora, e quindi la CTBTO. Allora, chi trova me, le regalo uno di questi libri. Tu, vabbè, sono uno per tutti, no, per tutti non credo, sono una ventina, ma
chi ne vuole altri ne trovo. Va bene, sono qui il ragazzino. Qui ci sono anche nomi prestigiosi della filmologia. Questo è perché, come si chiama? Vabbè, adesso come viene. Allora, questo è Karnik, quello che ha studiato molto la, il rischio sismico, cecoslovacco. Questo è Ritsema, uno studioso, un sismologo olandese che ha studiato molto la sismotettonica. Questo è Adams, che è stato direttore dell'IMS, dopo qualche anno è andato via da qui. Poi non so, qui ci sono, questo è Basham, che è uno dei più importanti sismologi, citato, importanti sismologi della, del Canada. Questo è famoso, qualcuno forse lo sa chi è, questo è Dolman, che è un capellone, ancora ragazzino, con, tipo me, e così via. Questo è il capo delegazione, la SECNIC, una delegazione sovietica. Ah, questo è John Filson, che è stato il capo della, della sezione sismologica dell'USGS, dopo che è andato via dal gruppo, insomma. E così via, qui c'è, questo è stato Soyihiro, è stato il direttore del JMA, Japan Meteorologic Agency, che comprende anche la parte sismologica, con circa 10.000 persone siamo di dipendenti. Questo è Rindal, perché conosciuto. Questo è Ericsson, che poi però è morto durante la, alcuni anni dopo, sono di crepacuore, perché non gli riusciva di limare gli attriti del blocco occidentale e parentale. Questo qui è uno del ministero della, dell'interno, credo, sì, dell'interno del, americano, si chiama Turnbull. E in quest'anno, l'anno del 78, che questo è l'anno della prima relazione che il gruppo ha dato, ha trasmesso alla conferenza del disarmo, questo tizio in, una, in un workshop che c'è stato in, in Giappone, la prima volta che sono andato in Giappone, in una visita all'aperto, fu circondato in una scuola da bambini alti circa metà di me, io sono piccolino, ma erano giapponesini di qualche anno, di elementari, tutti l'hanno circondato, erano una ventina, e lui faceva come che fanno, che vogliono? E questo John Filson gli ha detto, guarda, they are looking how tall you are. Cioè, non avevano mai visto una persona umana alta, grossa come te. È vero, sì. Ah, specialmente da, da giapponese. Allora, adesso siamo oggi, la CTBTO. Dalla, da quello che abbiamo visto adesso, questo gruppetto, diciamo, di appassionati... No, scusate, sono andato avanti. Sì. Troppo avanti. Allora, mancava poco. Vabbè, tocca, tocca far così. Ecco, da questa situazione, per un gruppo di amatori che si occupava solo di eventi sismici e non di esplosioni, siamo passati a questo. Non è che tutta questa parte è la CTBTO, diciamo, alla CTBTO che occupa due o tre piani di uno di questi edifici, che si occupa non solo di esplosioni, ma questo è il compito, diciamo, per il trattato che è nato tra il 94 e il 96, ma anche di esplosioni non sotterranee come quelle nell'atmosfera, nello spazio e negli oceani, che già erano diciamo, sottoposti al trattato di parziale di proibizione precedentemente. Allora, a questo punto, questi sono nell'attuale, cioè ci ho messo il punto interrogativo perché non si sa quando finirà, il trattato è stato firmato nel 90, aperto alle firme dal 96 nel 96, l'hanno firmato circa 140 rotti stati, se non sbaglio, però non l'hanno ratificato tutti, tra cui neanche ancora gli Stati Uniti, nonostante anche la, la presidenza di Obama, e non si sa quando finisce, il trattato dovrebbe essere firmato e ratificato anche da paesi come il Nord Corea, l'India e il Pakistan. E quindi ve lo lascio a voi giovani soprattutto, vedere se, sarà, se entrerà in vigore. Non è in vigore. Esiste questa, questa organizzazione che ha circa 100 milioni di dollari a spendere all'anno per la rete che controlla l'eventuale trattato e altre cose, ma non c'è il trattato in vigore. Allora, io ho finito sparando qualcosa. Vi ringrazio, ringrazio soprattutto un pensiero alle persone che ho nominato in qualche, qualcuna di queste slide che non ci possono essere più da per vedere. Comunque ringrazio non solo quelli che ho menzionato, ma anche quelli che forse ho dimenticato, non avevo abbastanza spazio per inserirli. Grazie mille.
La prossima, quando farò un seminario, magari sulla CTPO oppure su per il 60esimo anniversario, se Dio vuole. Ah, ci sono domande? Sì. Rodolfo, scusa, potresti raccontare le dicevo come è stato fatto del 1980? Ci sono tante leggende, io sì. Penso di saperlo perché c'erano, però. Grazie. Allora, nell'80 non esisteva il servizio di sorveglianza, stavamo a casa, era la sera della domenica. E quindi ricevetti delle telefonate, non mi ricordo da qualcuno che Caldoni. Anche forse, ma sì, Caldoni, ci andiamo, sì. Perché lui abitava abbastanza vicino a dove stavo io, nella zona della Prenestina. Allora siamo andati, ma non solo noi, erano anche altri, c'era già stava sua sì. Ah già, allora niente telemetria, quindi l'unico modo di calcolare un epicentro era di inserire sempre a schede un pacchettino di schede con i dati delle letture delle stazioni. Allora noi avevamo una stazione a Monteporzio. Ah no, scusate, c'era due o tre stazioni di telemetria. Montatola c'era. Ah sì, beh, sì, ma montatola rispetto alle prime lontanissime. No, c'erano quelle del nord, due o tre, Salò, mi sembra, cinque ce n'erano. Aquila e Durogna. Ma l'epicentro era a 200 km da Durogna, quindi non aveva quasi senso fare un calcolo di epicentro. Mi ricordo che abbiamo detto, telefonando alla Protezione Civile, che non era il Dipartimento di Protezione Civile che c'è adesso, era la Direzione Generale della Protezione Civile a Viminale, quella i pompieri, insomma. Abbiamo detto, mi ricordo se è Eboli, una cosa del genere. E non è straordinariamente diverso, però è diverso. E questo fu diciamo, il risultato della serata. Anzi, un miglioramento della precisione della localizzazione venne dal fatto che abbiamo scambiato telefonate, non ricevendo lettere, come si faceva per routine, dalla stazione di Oriolo, Calabro, dal dirigente del posto, che ci ha dato un tempo corretto. Ma sapete che hanno fatto quelli poverini dell'orgasmo, diciamo, della situazione di Foggia, della provincia di Foggia, delle altre stazioni, in Idrisi. Andarono a sentire il terremoto, andarono a vedere le registrazioni, c'erano in chiaro. Notarono che l'orologio era spostato di molti secondi, non l'avevano rimesso. Rimisero l'orologio col primo segnale orario della RAI che c'era stato. Cioè, hanno perso la correzione che dovevano mettere sulla registrazione. Quindi, persi quelli. Erano buoni perché erano dall'altra parte della televisione. Allora, poi, vabbè, questo però è stato un segnale. Poi venne Zamberletti, che era già stato commissario straordinario del Friuli, con l'amicizia con Bosch, eccetera, c'era dei fondi per fare una cosa meglio, un po' meglio di quella lì, di quella dell'80. È andato avanti con tutto il resto. Cioè, comunque, abbiamo passato una notte taccia. Mi ricordo che la dottoressa Spadea che telefonava, era lei, no, era quello del Friuli quando telefonava. Che dicevo, volevo sapere cosa da noi, che cosa era successo. In Friuli era ancora peggio la situazione perché c'era solo la stazione di Monteporzio, chiuso, quindi potevamo dire grosso modo la distanza, 600 km, e la direzione, ma con l'accetta, diciamo, sì. Italia del Nord, potevamo dire. Va bene. Altre cose? Non ho aggiunto che qui ci sono 19 per l'esattezza, che mi dimenticavo una da qualche parte, volumi pubblicati giorni fa, si può dire settimane fa, dal Centro di Geomorfologia, che è l'ente che ho citato, e parlano del metodo dei simulatori, è quello l'ultimo di cui mi sto occupando anche ce la vuole. Quindi chi vuole può venire a prenderci. E se poi non bastasse, non me lo dovete dire, poi mi faccio arrivare. Scusa, Rodolfo? Sì, sì. Tu appena arrivato, se non sbaglio, ti sei beccato subito il bene. Bravo, non l'ho nominato. Volevo dire che non solo c'è il 50esimo anniversario della mia entrata in servizio dell'istituto, il primo gennaio, ma il 14 e il 15 di questo mese è l'anniversario del Belice, che io vivi, registrato, non da Monteporzio, stavo all'università in quel momento. E c'era anche il mio superiore, che era Peronace, che mi portò a far vedere i fogli bagnati, perché erano di carta fotografica, Galizzin. Bagnati con la registrazione, io non ci capivo niente, ma vedevo che uscivano fuori
dalla carta le oscillazioni. E lui disse, povera gente, disse solo così, per dire, rimani tutto sulla strada, eccetera. Poi mandarono a giorni dopo anche dei tecnici, a me non mi mandarono che ero troppo fresco, e, è entrato da 2 settimane, e mandarono dei tecnici, tra cui il famoso Cardone e altri, e, smontando roba tipo i Vickert, stavano a Rocca di Papa, per esempio, facendoli partire con i C-130, eccetera, poi rimontandoli lì. Dopo 2 o 3 settimane forse funzionavano, qualcosa funzionava forse. E, vabbè. Poi portavano i famosi, Cassiano Ferrari c'è ancora? Sì, i famosi Ishimoto, uno di quelli portarono, e quello però era abbastanza portato, tanto pesa 30 kg, roba del genere, che per ridere, così, lo cito, i tecnici i meccanici dell'istituto lo chiamavano lo Shimoto, non è l'apostrofo Ishimoto, no? Che è il nome del giapponese, no? Lo Shimoto, hanno montato lo Shimoto. No, non mi ricordo, che la iniziale era S, secondo me, da quello che ho sentito. Mi scusa, Rodolfo, sì. Invece ricordo un'intervista fatta alcuni anni fa a Marcello, che sì. A metà dicembre ho ricordato Giù in Basilicato, dove hanno ricordato il 160° del terremoto del 57. Sì, 57. Sì, sì. Lui mi raccontò come avete localizzato il Friuli. Cioè, dopo peggio di quello delle fine. Eccetera, sì. Alla fine la soluzione la diede la suocera di Migani, che era viveva in Friuli. Sì. Avete telefonato su e così. Sì, 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 perché Migani era della carne, no? Dico, del Friuli. La moglie sì. Era friulana. Sì, sì, sì. Sì. No, Migani è romano. No, la moglie. Ma la moglie sì, è di quella zona. Sì, ma quello è il modo. Quello è il modo di. Non c'erano nemmeno le. Lo scambio di dati macrosismici come adesso che ci sono, che ci sono le cartoline, eccetera. Internet non ce lo sogniamo proprio. Si telefonava. Allora, un aneddoto è questo, vero, è questo. Il mio superiore, Peronacci, telefonò per un terremoto che sembrava che fosse stato sentito in un certo paese dell'Italia del Sud. Pronto? No. Carabinieri? Pronto, Carabinieri? Sì, bene. Allora, senti, ma l'avete sentito un terremoto? Voi... Allora, un momento, perché chiamo l'appuntato. E un'altra scena di questo tipo, cioè loro andarono, io non c'ero ancora, nella zona del Gargano, quando c'era la... C'era un terremoto intorno agli anni 50? Andarono a vedere la zona? Ah no, questo è però successivo, no. Andarono con strumenti portatili, quindi era l'epoca mia, però non c'ero io. E volevano mettere semplicemente il cavo che collega i sensori, invece che per terra appeso in qualche modo, insomma, che volevano agganciarsi alla casa di una persona, insomma, di qualcuno, perché gli strumenti erano diciamo, nello scantinato, e dovevano collegarlo col camion. Questo era un terremoto del sud, non mi ricordo di che città, la padrona della casa. No, qui non toccate, siamo gente onorata noi. Altri commenti dagli anziani? Sì. No, è molto notato molto interesse quei dati dell'Appennino settentrionale, dove c'è la semplicità profonda. Sì. E quindi, come sempre, non si finisce mai di parlare. Io ho sempre pensato che la prima evidenza fosse l'articolo di Alessandro. Beh, ci sono i precursori, ma poi sono, a volte sono dimenticati. Insomma. Quindi, questo che anno era e poi non ha avuto seguito, cioè non è stato interpretato. Ma. Eccolo. Adesso lo dovrei ingrandire un attimo, presentazione questa, no? Ecco, questa macchia di profondità alta. Dunque, il lavoro è pubblicato nell'81, i dati dal 75 all'80 furono raccolti. Sì. Sì. È abbastanza azzeccato, no? Come discorso. Molte cose vengono fatte poi vengono anche lasciate perdere. Nota che il giallino della carta, questa è una pubblicazione della Società Geologica Italiana in coperchio.
Altro? Allora, grazie ancora. Grazie a voi, anche a tutti.